Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine sostanzialmente di questa mia opera e così volevo, per chiudere diciamo completamente i due video che già precedentemente ho postato nel mio canale, Dove siete ora, per mostrarvi appunto la funzionalità e abbiamo ancora un lavoretto da fare. Naturalmente il cavo non deve vedersi e in effetti alcuni di voi mi hanno già complimentandosi con questa semplice opera fatta solo con l'alternativo, mi hanno detto: ma Luca, com'è possibile che uno come te possa lasciare il cavo sul banco? No, non è solo, questo è solo, era solo un test, no? E giustamente adesso andrà forato dietro, il cavo andrà nascosto e andrà a finire dietro alla boss lì. Abbiamo sostanzialmente, verrà eseguito un foro nel centro dello schienale, a parte bassa, effettuato in modo praticamente dritto, però poi andremo a fare uno sgolo sulla parte verticale, in maniera che una volta entrato il jack di connessione alla macchina, il cavo verrà girato verso il basso, perché giustamente se no dovrei fare l'impronta anche sulla doga in legno per far passare il cavo. A questo punto andremo ad eliminare la vite centrale, che sarà quella che mi serve per fare la cava verso il basso. Alexa. Quindi ora, se voi osservate, il discorso che inizialmente era in fase di progettazione, quando io ho calcolato la profondità del device sulla struttura, in maniera che io spostandomi a destra o a sinistra, la macchina non può mai arrivare, diciamo, alla doga, anche se mi spostassi ancora di più, vedete? Se mi sposto ancora di più, guardate, eccolo qua. Siamo oltre i 180, quindi non c'è mai il pericolo che il motore vada a fermarsi. Allora, diremo che in primis andiamo a togliere la vite, come dicevo prima, la vite nella parte centrale. Poi andremo a forare da davanti verso il fondo. Partiamo con una punta da 4 come foro pilota. Il segno di misurazione l'ho già fatto prima ed è questa posizione qua. Anche se si resta un po' inclinati non è un problema, anzi. Vediamo cosa c'è che incombe. Vedete? Che io dico che non cancello mai nulla. In effetti non c'è solo la vite posteriore. C'è anche la vite, diciamo, sotto che mi obbliga all'ingresso della punta, perché ho lavorato appunto con una vite centrale sia da sotto che da dietro. Continuiamo la nostra opera di foratura. Ora abbiamo passato il primo montante e vediamo se siamo usciti. Siamo usciti, benissimo. Ora, avendo un cavo pilota, andremo a forare direttamente con una punta da 10, non un cavo pilota, un foro pilota. Allora, per evitare, diciamo, che entrando in un foro da 4 con una punta da 10 si rischi di slabrare completamente tutta la gomma, che cosa faccio io? Parto al rovescio, con la punta che gira in rotazione rovescia. Osservate cosa succede. Dal momento in cui io ho creato, praticamente girando il rovescio, io riesco a spaccare quello che può essere la gomma. Ora è come se avessi fatto un ingresso a incisore, no? Come al rovescio di quando si fa un taglio, no? Vedete? Rovescio, lui
mi elimina e parto. Ora, naturalmente, che poi non venite a dire che da Montemezzo non c'è la segatura per terra, perché ragazzi la sto facendo, Prima cava, prima pannello, secondo pannello siamo fuori. Ok. Diciamo che una volta che abbiamo effettuato il foro passante, andiamo a dare una svasatina. Eccolo là. E il foro è fatto. Che poi, se si vuole essere dei fighetti, si può anche col pennellino, diciamo, colorare di verde la svasatura. E il foro, il mio foro esterno è fatto. Ora la cosa da fare sarà quella di, come dire, consideriamo il fatto che potrei avvalermi del multifunzione, di quant'altro per riuscire, oppure anche di una fresetta, ma siccome quest'opera è nata con, come dicevo, come ho detto dall'inizio, solo con l'alternativo e un semplice trapano per forare e fare i buchi, e in questo caso ho fatto il buco, non ho preso altri utensili, Ora noi dobbiamo praticamente fare quel discorso di passaggio del cavo, che una volta entrato dritto, poi lo dovremo, il filo che esce, dovremo tirarlo verso il basso per uscire dalle doghe. Allora, che cosa facciamo? Sempre con una punta da 3,5, 4, facciamo sempre comunque un foro pilota e andiamo a forare la parte centrale del 15 mm, che sarebbe la schiena verticale, fino a raggiungere il foro che abbiamo fatto in precedenza. Ora, siccome stiamo lavorando di testa al multistrato, per far sì che non si sfaldi proprio direttamente con i fori, per ottenere, diciamo, un buco più preciso possibile, andremo ad allargarlo con una punta da 6, 6 e mezzo, quello che vi pare. Ora, la cosa semplice, seghettino a mano, e andiamo praticamente, traguardando il foro fatto nella parte inferiore, ad aprire quello che può essere lo spazio che a noi serve perché il cavo sfoci verso il basso. Una volta tolto il pezzettino, lavoriamo magari con un pelino. Guardate se non ho fatto il buco della chiave, sembra identico. Allora, lavoriamo un pelino, come dire, tanto perché sapete che a me piace lavorare bene anche dove dove non si vede. Andiamo a togliere praticamente solo la bava di foratura e siamo pronti, perché io in questo istante andrò, come dire, a rovescio. Non è che devo passare la spina della macchina da qua, ma staccherò il jack, passerò il cavo, appoggio la macchina, attacco e il gioco è fatto. Molto bene ragazzi, allora eccolo qua, jack passato. Quindi abbiamo un attimo spento la macchina. Ora il cavo ha lo spazio per sfociare nella parte inferiore senza dover essere obbligato da quel che può essere la doga che passa direttamente a filo sotto della macchina. Ora del supporto. Ora noi andremo con attenzione a collegare la macchina. E andremo a posizionare il supporto nella parte posteriore, tirando il cavo in maniera che mi resti, eccolo là, esattamente nella posizione che io ho bisogno. C'è qualcosa che non quadra, perché il cavo non è esattamente nella cava del piatto della macchina. Eccolo lì. Eccolo lì, se voi osservate ho fatto anche proprio il piatto, diciamo la spondina di sicurezza, l'ho fatta proprio quel 1,5 mm appena sotto del tessuto, diciamo, della cassa, in maniera tale che sia anche molto bella da vedere.
Ora il cavo, ragazzi, è libero e non lo vedrete più. È come, ecco, il risultato sarà questo, no? Che io non vedo più nulla e tutto sarà alimentato. Il concetto l'abbiamo capito. Sostanzialmente, sì, eccolo là. Andremo adesso ad alimentare quello che riguarda, diciamo, le parti inferiori sotto al banco, in maniera tale da mettere magari una multipla di quelle grandi, dove andrò magari poi a mettere anche i caricabatterie, magari se serve per l'iPad o per l'iPhone, lì ne basta uno e cavolo, si può giostrare a destra o a sinistra delle doghe. Per quanto riguarda questa, poi sarà sempre alimentata e quindi non è un problema, anche perché lei, se non la si usa, dopo un po' va in stand-by da sola. Bene, ragazzi, avete visto la semplicità che io ci metto nelle cose, era lo scopo primario di questa cosa. Comunque, che sostanzialmente, se proprio vogliamo osservare, lo potete ammettere anche voi, è una cosa semplicissima. Ma la cosa, il mio messaggio traspare nel fatto di aver utilizzato solo il segreto alternativo, e quindi ho cercato di mostrare a voi che si può tagliare sia dritto che curvo, quindi se si ha un po' di passione come ce l'ho io e ci si mette un po' di idea, insomma, si riesce ad ottenere a volte anche dalle sciocchezzine come queste una bella soddisfazione. Non mi resta altro, ragazzi, che per quest'opera ho detto tutto, non mi resta altro che salutarvi. E sapete che, beh, se state guardando il video, il mio canale lo conoscete già. Se oltre ad attraversare il canale vedendo il video volete anche soffermarvi un attimo, guardare anche altri video che ho già postato di altre cosine che ho combinato, che ho fatto, che mi sono un po' divertito a mostrarvi, siete ben accetti. Naturalmente, se vi iscrivete, ricordatevi che una volta iscritti c'è la campanellina da spuntare, in maniera tale che ogni qualvolta io vada ad inventarmi qualcosa di strano, voglio dire, vi arriva in tempo reale, vi arriva la notifica. Sappiate che se vi fa piacere trovarmi oltre che su YouTube, io insieme a dei validi colleghi abbiamo creato un gruppo in Facebook che si chiama Costruire, Creare e Riparare. Quindi anche lì, se venite a fare un giro, venite a trovarmi. Sostanzialmente, volete curiosare nel gruppo, è sottoscritto, cioè il gruppo è in visualizzazione privata. Perché appunto noi vogliamo, la nostra aspirazione è quella di creare un bel gruppo, ma che resti pulito, quindi non che possa entrare chiunque, ma che entri solo la persona che realmente ha voglia di imparare, ha voglia di divertirsi, ha voglia di stare con noi. Quindi ecco il motivo per il quale, dal momento in cui voi accedete al mio gruppo, ripeto, costruire, creare e riparare, troverete che dovrete iscrivervi, diciamo, per entrare, per vedere i post e quant'altro. Presentatevi, date una letta ai regolamenti, non createvi problemi, perché poi io vi vedo e vi approvo. È una cosa bella, è un bel gruppo e ci si diverte veramente tanto. Si imparano un sacco e mezzo di cose. E basta, credo di avervi detto tutto. La mia massima, come ogni qualvolta finisco un video, è questa, ragazzi: non smettete mai di imparare, perché ci tiene vivi sempre, comunque, ed è un forte scaricamento di stress. Io mi ci trovo benissimo a star qua a fare le cazzatine per me e anche per voi, perché è veramente una fonte di scarico. E non mi resta altro che salutarvi e alla prossima avventura. Ciao ragazzi!